coltella una viaggiatrice alla stazione ferroviaria di Ancona, poi tenta atti di autolesionismo, denunciata una giovane cubana con precedenti penali. Vaccino anti-Covid, dall'EMA no alla quarta dose per tutti, ok solo per gli over 80, ma i fanesi sarebbero disposti a ricevere un'altra somministrazione del siero? Per i soggetti fragili penso proprio di sì. Sì, perché no? Sarà un anno di ripartenza per il turismo marchigiano, già tante le prenotazioni per l'estate, si conferma anche per il 2022 la voglia di stare all'aria aperta e di visitare i borghi del nostro territorio. Martello e scalpello in mano, gli studenti della Polonia al lavoro per dare un nuovo volto alla fontana di Piazza Amiani, l'opera verrà installata nella nuova Piazza Marcolini. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo con l'accoltellamento avvenuto alla stazione di Ancona. Protagonista una 24enne di origini cubane che, senza apparente motivo, ha ferito con un coltello una viaggiatrice colpendola alla spalla. Il pronto intervento degli agenti della polizia ferroviaria ha impedito ulteriori conseguenze sia ad altre persone che alla cubana stessa, la quale, vistasi alle strette, ha rivolto il coltello verso di sé minacciando atti di autolesionismo. Con calma e professionalità, gli operatori della Polfer sono riusciti a disarmarla e poi l'hanno portata in ufficio. La signora ferita invece è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Torrette, da dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Alla 24enne sono stati sequestrati un coltello con una lama di 12 cm e un paio di forbici di 14 cm. La ragazza aveva già numerosi precedenti penali e non è in regola sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate e porto abusivo di coltello. Ed ora torniamo a parlare del vaccino anti-Covid, perché nonostante le agenzie sanitarie europee non consiglino la quarta dose di vaccino a mRNA, c'è chi invece a livello nazionale punta sulla necessità di un'altra inoculazione. Allora sentiamo che cosa ne pensano i fanesi. No alla quarta dose per tutti. Lo hanno stabilito gli esperti dell'EMA e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Il cosiddetto secondo booster può essere invece somministrato agli adulti di età pari o superiore agli 80 anni. Le due agenzie hanno segnalato anche che non ci sono, ad oggi, prove chiare e definitive che nell'Unione Europea la protezione vaccinale contro il coronavirus stia diminuendo negli adulti tra i 60 e i 79 anni. Se la situazione epidemiologica cambia ed emergono nuovi segnali, si legge nel comunicato dell'EMA, potrebbe essere necessario prendere in considerazione una quarta dose nelle persone a rischio più elevato. Invece, per gli adulti di età inferiore ai 60 anni, con sistema immunitario non compromesso, non vi sono prove conclusive che la protezione vaccinale contro le malattie gravi stia diminuendo o che vi sia necessità di una quarta dose. Io ho 82 anni e ne ho fatti 3, ancora mi sento bene, non sento, vediamo più avanti se è il caso. Se vedo che c'è qualcosa che peggiora non esiterò a fare la quarta. Mia figlia che è stata operata già l'ha fatta la quarta e la prima è stata quella che no, ha avuto la... Per il momento se mi sento bene, non ho intenzione, ma se fra un mese o 2 o 3 mesi le cose cambiano, senz'altro. La quarta dose di vaccino per gli over 80 e gli over 60 con fragilità, lei che cosa ne pensa? Che all'inizio era un po' scettica, visto che non ce ne liberiamo, sono d'accordo. Ma lei si è vaccinata? Io ho fatto le 3, non sono ancora fra gli over 80, ma ci manca poco. E quindi no, sono d'accordo, sì. È una tutela che serve, una tutela che dovrebbe essere convincente per chi già ha dei problemi. Se fossi stato un soggetto fragile e ci fosse una raccomandazione per il mio caso, io la farei, non avrei nessun problema. Lei ha completato il ciclo? Sì. Tutte e 3. Sì. Voi invece, signora? Completato il ciclo. Anche lei, quindi. Sì. Quindi pienamente d'accordo per questa cosa? Probabilmente sì. Sì. Soprattutto sì. Adesso, insomma, uno dovrebbe proprio... Sapere tante cose, consultarsi col proprio medico, però noi siamo favorevoli alle vaccinazioni. Sono vaccinata e sono d'accordissimo, quindi se dovrò farla la farò. Io ho fatto tutte e 3 le vaccinazioni, ho fatto l'anti-influenzale, tutto quello che i medici dicono.
Voi invece? Idem, la penso esattamente come lui. Io sono stato il primo che ha fatto il vaccino, il primo giorno, poi regolarmente dopo i 6 mesi ho fatto tutti e 3 i vaccini e presto farò la 4ª vaccinazione. Se è necessaria e i medici lo prescrivono, dicono di sì, io lo faccio anche perché sono un soggetto fragile, purtroppo. Ma io penso che sia utile se sono soggetti defedati o immunocompromessi, abbiano malattie respiratorie, perché potrebbero avere delle complicanze se dovessero contrarre il virus. Quindi una 4ª dose, se non dovessero avere effetti collaterali, si può somministrare, insomma. E comunque sempre sul consiglio del pneumologo. Devo dire che il mio medico di famiglia mi ha sconsigliato la fare la 4ª dose. Ah, l'ha sconsigliato il suo medico? Sì, invece la pneumologa era contraria, invece mi suggeriva di fare la 4ª dose. Quindi lei cosa fa? Chi sta a sentire? Beh, è più importante il pneumologo del medico di base. Il pneumologo conosca meglio le dinamiche dei processi infettivi del Covid. Personalmente sono d'accordo. Sono stata vaccinata tutte e 3 le dosi, non mi hanno fatto assolutamente nulla. Mi sento coperta, mi sento tranquilla. Se ci sarà da fare, io mi fido della scienza, per cui se ci sarà da fare la 4ª la farò. Lei invece? Ma vediamo un attimino. Lei è un po' scettico? Io sono più scettico, 3 dosi le ho fatte, però sono più scettico su queste cose qui. Ha avuto delle controindicazioni? No, questo no, non ho avuto nessuna controindicazione. Ho fatto anche l'antinfluenzale, tutto, non, per quello sono stato bene. Però delle riserve, insomma. Sì, delle riserve, perché 3 vediamo, perché altrimenti preferisco l'antinfluenzale, lo facevo tutti gli anni. Queste un po' mi lascia un po' così, mi lascia un po' perplesso. È una cosa importante comunque il vaccino. Voi vi siete vaccinati? Sì, sì, ormai è 3ª dose. Quindi sì. Che l'ho completato. Esatto, e adesso non so quando dovrebbe esserci la 4ª dose, ma se farlo o no, non ne ho la propria idea se continuare, diciamo, con tutte queste dosi, tutte queste vaccinazioni. Io non mi ritengo un soggetto fragile, quindi dico al momento direi di no, però se ce ne fosse la necessità, perché no? Sì. Se fosse estesa questa cosa non solo agli over 80, ma a tutti, lei la rifarebbe? Ma se chiaramente ci devono prima informare quale sarà la strategia per gli anni a venire, se sarà una 4ª dose, se sarà invece un vaccino annuale, ecco, di avere un po' di informazione in più, questo sicuramente. Quindi vorrebbe essere informato se dovesse rifarla lei da soggetto giovane? Sicuramente, sicuramente. E grazie all'allentamento delle restrizioni anti-Covid riparte anche il settore del turismo. Si prevede un calo drastico di presenze di stranieri, mentre gli italiani sono pronti a fare le valigie. Tra le mete preferite, i piccoli borghi e i luoghi circondati dalla natura. Si torna a viaggiare dopo 2 anni di sacrifici dettati dall'emergenza sanitaria, restrizioni che hanno gettato anche il comparto turistico in una crisi profonda. Ora però, con i numeri dei contagi finalmente in calo e soprattutto con l'allentamento delle norme anti-Covid, per gli italiani è tempo di riprendere a organizzare le vacanze. Ma quali sono le previsioni per i prossimi mesi? Ce ne parla Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live, un'associazione che riunisce gli operatori di questo settore. Adesso il turismo sembra essere in fase di ripartenza, lo abbiamo visto nel periodo di Pasqua e ovviamente stiamo vedendo anche durante queste prime prenotazioni che arrivano per i ponti primaverili dal 25 aprile, 1 maggio, ma anche per le richieste che stanno arrivando nel periodo estivo, soprattutto da un turismo italiano, perché chiaramente la pandemia stava mollando, ma la crisi internazionale che è arrivata sicuramente ha messo in difficoltà un po' il turismo internazionale. Però ci aspettiamo sicuramente un anno di ripartenza molto forte. Quindi anche la guerra in Ucraina sta influendo? Assolutamente sì, soprattutto nel primo momento c'è stato proprio anche un'impennata dei costi legati al caro energia, al carburante, quindi tutto il discorso delle compagnie aeree, dei pullman, tutti quelli che si muovono ovviamente con l'auto, quindi sono aumentati i costi
e di conseguenza le persone, diciamo, hanno, come dire, frenato la propria voglia di viaggiare e di spostarsi, di muoversi. Inoltre si prevede un forte calo di arrivi da America, Russia e altri paesi asiatici, vista la situazione generale di incertezza. Cioè, adesso non guardiamo tanto le marche che non avevano tantissime presenze magari di cinesi o giapponesi eccetera, però comunque anche quel pubblico lì, comunque sicuramente in tutte le città d'arte italiane, diciamo, è andato perso. Da un'altra parte possiamo essere positivi sul fatto che si confermerà, come anche nell'estate del 2021, un cosiddetto turismo di prossimità, il che significa che gli italiani, diciamo, prediligono e prediligeranno un pochino le nostre realtà, i nostri borghi, le nostre, insomma, realtà meno conosciute, ma dove ci sono spazi all'aria aperta, nella natura. Quindi questo è un trend che si conferma sicuramente in crescita, come anche una grande attenzione alla sicurezza e alla salute. Anche la pandemia, infatti, ha contribuito a modificare viaggi e destinazioni. In più c'è stata una svolta digitale. Quindi le persone, diciamo, si sono più spostate sul digitale per informarsi, per vedere, per capire, insomma, anche conoscere i luoghi anche prima di arrivarci. E poi successivamente c'è anche una svolta, come dire, legata alla sicurezza, alla salute. Cioè le persone vogliono stare in luoghi tranquilli, diciamo, non di massa. E quindi su questo noi siamo stati un pochino favoriti come marca, come territorio della provincia di Pesaro Urbino, insomma, dove ci sono ancora realtà belle da visitare che non hanno, diciamo, delle affluenze massicce di turisti, e quindi questo è sicuramente una cosa positiva. Come si stanno sviluppando moltissimo tutte le i trend legati al turismo responsabile, quindi i cammini che non sono solo quelli religiosi, ma comunque chi fa trekking, chi fa attività all'aria aperta, la vacanza attiva cosiddetta. Per un forte rilancio del turismo, secondo Scaramucci, ora è fondamentale organizzare e promuovere piccoli e grandi eventi in presenza, con un lavoro in sinergia tra amministrazioni locali e associazioni del settore. E Federico, siete ottimisti anche per la prossima estate? Guarda, sicuramente si registrano già su luglio-agosto moltissime prenotazioni. Io credo, come anche molti colleghi, che sul turismo individuale, quindi non quello dei gruppi, si prospetta quasi un sold out in questi due mesi. Il turismo organizzato, diciamo, che si muove un pochino con i gruppi organizzati, quello, diciamo, si muoverà più forse verso l'autunno, perché chiaramente dovendo programmare molto tempo prima, di conseguenza ha necessità di più anticipo. Però ecco, siamo cautamente ottimisti. Ieri a Fano si è svolta in videoconferenza la Commissione Garanzia e Controllo per fare il punto sul bilancio e sul futuro dell'ente carnevalesca. Al vaglio l'istituzione di una fondazione che si è dotata di un proprio capitale. Presidente, personalità giuridica e bilancio dell'ente carnevalesca, quali sono le difficoltà? Per quanto riguarda il bilancio, ancora dobbiamo andare in assemblea per l'approvazione del 2021, stiamo aspettando perché stiamo facendo periziare le opere d'arte che abbiamo qui in Carnevalesca, vecchi manifesti, quadri, proprio per metterli a patrimonio e vedere se così riusciamo a ritentare di prendere la personalità giuridica. Quindi, diciamo, il bilancio è in itinere, ma abbiamo fatto un incontro col commercialista, insomma, diciamo che è abbastanza in linea, insomma, per aver passato una terza guerra mondiale non desta preoccupazioni, ecco. Il problema della carnevalesca è sempre quello, è la cassa, cioè il cash che deve essere chiesto, cioè, devono essere chieste anticipazioni alle banche, ecco, questo è il problema della carnevalesca, ma questo da ormai parecchi anni. Detto questo, ieri nell'incontro in commissione si è parlato soprattutto della possibilità, ecco, di una fondazione, di una trasformazione dell'ente, come da tanto ci diciamo, da semplice associazione a fondazione o una cosa simile, quindi più strutturata in modo da avere in qualche modo un patrimonio che garantisca chi gestisce l'ente. Questo, insomma, sarebbe già un sollievo e un atto di presa di coscienza della città e del comune che, insomma, questa associazione, questa manifestazione hanno bisogno di professionalità e quindi di una struttura più solida.
anche perché ricordiamo che il presidente, in questo caso lei, risponde con i propri beni personali. Quali sono i prossimi passi? Adesso io sto ovviamente pensando al carnevale di giugno e di agosto, questa è la mia priorità. Certo, essendo a fine mandato, devo per forza essere cauta, anche se sono sicura che se ci sarò io prossimamente o qualcuno dopo di me, insomma, si prenderà onori come ho fatto io. Però ecco, ovviamente dovremo stare un pochino più attenti. E niente, detto questo, andiamo avanti. Comunque adesso pensiamo al carnevale, che è la priorità. Gli studenti del liceo Nolfi a Polloni sono al lavoro dallo scorso febbraio per dare un nuovo volto alla fontana che fino a pochi anni fa era posizionata nei giardini di Piazza Amiani a Fano. Noi oggi, insieme all'assessore Barbara Brunori, siamo andati nelle aule dell'istituto per vedere i ragazzi all'opera e per scoprire questa attività di restauro. Filippo Pucci. Scalpelli e martelli alla mano, i ragazzi della quarta A delle arti figurative dell'Istituto Nolfi a Polloni di Fano sono al lavoro per il restauro della fontana che fino a luglio del 2019 sorgeva nei giardini di Piazza Amiani, ora sostituita con la Concordia, scultura creata dall'artista Giuliano Vangi. Le operazioni sono già iniziate lo scorso febbraio con la rimozione del calcare presente su tutta la struttura, che ha raggiunto quasi 2 centimetri. Il lavoro, redatto dall'insegnante Paolo Tosti, è stato suddiviso in 2 gruppi, uno dedicato alla parte alta, mentre l'altra al basamento. Questo è uno dei progetti che consolidano un pochino quelle che sono le caratteristiche della nostra scuola, ovvero andare a interagire con il territorio e soprattutto dare delle opportunità che non siano strettamente legate a quelli che sono gli indirizzi di studi, ma siano anche affini e parallele a comunque il percorso che i ragazzi stanno svolgendo, e quindi anche il restauro, come tante altre cose, viene contemplato e approfondito grazie anche alla professionalità dei professionisti che ci aiutano. Infatti all'interno del laboratorio sono presenti diverse figure, come il restauratore Daniele Nardini, che ha prima spiegato ai ragazzi quali tecniche usare per un restauro e poi suggerendo e consigliando i metodi di lavoro. Questa cosa li sta entusiasmando molto, io per primo, in quanto anche io ho fatto la scuola d'arte, e mi piace proprio l'idea che ci sia uno sbocco anche da questo punto di vista. Poi li ho visti veramente anche molto attenti ed è stato proprio piacevole riuscire comunque a interagire insieme a loro. Penso che la scuola debba fare proprio questo. Poi molto importante il fatto che loro vedranno una fontana da loro in parte restaurata o comunque coordinata direttamente sul territorio. Una volta terminata l'attività, entro il mese di giugno, la fontana verrà installata al centro di Piazza Marcolini, dove è in programma la riqualificazione dell'intera area. Restaurarla è sicuramente un'applicazione che a loro ha entusiasmato molto, perché naturalmente mettono a disposizione la loro arte, si applicano e si conoscono le proprie abilità, perché il restauro è anche una disciplina nuova anche per loro. Quindi ecco, sono molto contenta e soddisfatta che anche loro diventino protagonisti di un pezzo della città. La fontana, che ha una lunga storia, è stata realizzata a metà degli anni 50 proprio dall'Istituto Apolloni e vede al centro una stele decorativa in marmo con inserti policromi in ceramica. A distanza di anni, la stessa opera viene oggi restaurata dallo stesso istituto. È un'esperienza davvero davvero bella, nuova, che aiuta a capire anche in ambito del lavoro cosa devi fare prima di determinate cose, gli utensili, come usare gli attrezzi e la sicurezza, ed anche soddisfazione, perché a volte scopri anche cose nuove nell'opera. È sicuramente un'esperienza formativa anche utile, perché comunque ci ha messo davanti al mondo del restauro, ponendoci anche dei nuovi materiali, dei nuovi prodotti e metodi, diciamo, di lavoro che prima non conoscevamo, quindi sicuramente interessante. Questo progetto è stato molto bello, anche con i miei compagni, è anche divertente lavorare e sono contenta di stare con i miei compagni, perché sono davvero super cool.
Pesaro si prepara ad ospitare l'Adriatica Cup 2022, un grande evento legato al basket, arrivato alla 25esima edizione, che vedrà sfidarsi dal 23 al 25 aprile migliaia di giovani appassionati della palla a spicchi. 160 squadre, oltre 4.000 atleti, 500 partite, 110 arbitri e 30 palestre sono i numeri della manifestazione, che coinvolgerà anche 20 alberghi della zona. Sabato e domenica sono previste le qualificazioni, dagli esordienti agli under 17, mentre lunedì le premiazioni. Tutte le partite saranno gratuite e aperte al pubblico. Questa sera ringraziamo Daniele Gerardo, che ha deciso di sostenere Fano TV. Grazie davvero. Il nostro telegiornale torna domani sera alle 20.30, domani mattina invece alle 7, la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti voi.